Salve a tutti, friends, al vostro Super Corris, eccoci qua, ragazzi. Ci siamo, torniamo con il nostro Forza Motorsport per fare la prova delle Lamborghini, come vi ho promesso, old style. Abbiamo provato quelle la nuove, adesso proviamo quelle un po' più datate. Vediamo un po' di fare un confronto se sono e fatte bene nel gioco e se è meglio una Lamborghini vecchia che una Ferrari. Andiamo a vedere un po', va, facciamo due risate. Io Forza lo sto apprezzando molto più così, come sapete, che... giocarlo. Ma dove sta la Lamborghini? Sto perso, ragazzi, scusa un attimo. Io lo sto apprezzando molto più così, Forza, che giocandolo online, che abbiamo visto un po' come con Gran Turismo. È uno zoo, Allora, andiamo a trovare la Lamborghini. Eccola qua. Andiamo a vedere quelle là vecchie. Allora, proveremo la Gallardo 2011, la Diablo, la Countach e la Miura, che la Miura è la prima vera Lamborghini degli anni 70 storica. Andiamo a provare subito la Miura, andiamo a vedere cosa ci combina. Io direi di provarla a Silverstone. Dai, proviamo Silverstone Gran Premio. Andiamo, Franz, si parte. Almeno la sappiamo la pista, possiamo anche performare. Ma che bella la Miura. Ma che bella, va. Izzica, ragazzi. Mamma mia. Allora, dentro è fatta molto bene. Sotto sterzo e sovrasterzo sono... sono folli. Ma penso ci si diverte. Questa è una macchina iconica degli anni 70, raga. Era una delle supercar degli anni 70 migliori. Solo che guidarla ora in pista non è facilissimo, ma il nostro supercar ci prova. Ma al solito vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social. E c'è la mia raccolta fondi Supercorris and Friends. Se vi volete aiutare a raccogliere fondi da donare in beneficenza, trovate il link di PayPal in descrizione. Ripresa veramente poca. Comunque questo gioco graficamente si continua a confermare. Secondo me su Series S un gran gioco. Mi piace veramente tanto. Vai, West Mirage. Minchia, ragazzi, quando allunga, guarda che velocità va. Peccato che i freni non sono proprio l'ideale. Oh, Silverstone è fatta molto bene. Oh! Sbacchettamento violento della nostra... Oddio, dove cazzo sto andando? Raga, quando allunga comunque per essere una macchina di 50 anni fa, guarda come va. Guarda come va. Proviamo a inserire di terza qua. Va guidata sporca, tutto in controsterzo. Si fa partire il posteriore. Una seconda di rimedio qua. No! Raga, l'avevo tenuta. Ma che cazzo, dove stiamo andando? Non... qual è la pista, boh? Beckett's Chapel. Ma no. Però è bello, ragazzi. Devo dire che le macchine antiche mi piacciono tanto. Sono state fatte abbastanza bene su sto gioco, C'è sempre un problema di guidabilità generale del titolo, vedete? Però di base danno un buon feeling. Yebba. Oddio. Raga, la trazione posteriore senza controlli è qualcosa di violentissimo. Allora, andiamo a vedere. Minchia, lentissimo il gioco. 2 minuti e 47, ragazzi. Però molto, molto divertenti. Mi sono divertito. Andiamo a provare. Andiamo a salire di...
di annata, va. Allora, qua parliamo inizio anni 70. Adesso andiamo a provare la Contax. Qua dice 1988, ma sappiamo che la macchina è nata a fine anni 70. Ma che bella. Questa è gli anni 80, ragazzi, c'ho tutti i modellini, era proprio un mito. Un mito assoluto. Era una macchina assurda. Oh, guarda quanto è bella dentro. Minchia, ragazzi, senti che motore. Si vede che è molto più precisa la guida. Raga, un altro pianeta. Quanta cazzo si guida bene questa. Guarda come allunga, va. Devo dire, gli interni Lamborghini sono sempre stati molto belli. Guarda quant'era particolare già. Questa, ripeto, è una macchina nata negli anni 70, poi prodotta a fine inizio anni 90, ma... Ecco, vedi? Ma fregato, però. Molto più guidabile. Oddio, c'è un po' di sottosterzo, anteriore un po'... un po' duro da immettere in curva, però di base c'è. Guarda che roba. Guarda che roba. Senti che sound. Però vedi, l'anteriore è meno guidabile di prima. Quindi dagli anni 70 agli anni 80, perché poi chiaramente è un progetto nato negli anni 70, quello della Contax. Però diciamo che quella, questa qua di fine anni 80 è stata aggiornata, è stata migliorata in tutto. E quando allunga c'è una potenza molto buona. Niente, ragazzi, purtroppo è il gioco proprio, che c'è sempre il solito problema, che la guidabilità è quella che è. Provi a inserire la macchina inzinzerisce. Ma è partita proprio, mamma mia. Oh, ma che ha fatto? Ragazzi, non ho capito. È come se avessimo preso un ostacolo, non c'era nulla. Boh. Guarda quanto allunga il motore, guarda. Yebba. Andiamo all'inserimento qua. Ah! È comunque una macchinetta bella nervosa. Raga, siamo molto sotto. 2,47, 15 secondi meglio. Beh, è molto bello fare questi raffronti perché vedi la... le qualità delle vetture a seconda dei decenni. Andiamo a provare la macchina degli anni 90. Tanto stiamo facendo 70, 80, 90. Eccola qui. Andiamo a provare la Lamborghini Diablo. Però proviamo la SV, quella base. Che già quell'altro è un modello un po' speciale. Questa viaggiava, eh. Questa degli anni 90 era una delle macchine più veloci del mondo. Guarda che roba. Dopo, proprio con la Diablo, Lamborghini andò in difficoltà e rischiò il fallimento. Poi arrivò la Volkswagen. Visto che Ferrari dormiva. Cazzo, raga, tanta, tanta, tanta potenza. Il problema è la guidabilità. E la dovete inserire molto prima in curva, perché guarda che fa. Però guarda come allunga il motore. Niente, purtroppo è proprio il gioco che ha una... qualsiasi macchina nel gioco all'anteriore non c'ha mai una precisione eccelsa. Guarda qua, va. Buono il sound, abbastanza realistico.
vedi, poi a centro curva la macchina è come se si plafonasse e si sollevasse. Non riesce ad avere più guidabilità. Questo è il problema di questo gioco. La non guidabilità in certi punti, che è assolutamente non reale. Che tu vedi qua di terza, butti dentro, la macchina dovrebbe essere fluida. Invece guardate che fa. Sto rallentando, la macchina dovrebbe girare bene. Invece si allarga, non si sa il motivo. Ma perché fa così sto gioco? Cioè guarda là, va. Che cazzo ci sta fuori dalla pista? Le pietre. Andiamo a vedere quanto allunga il motore. Allunga, guarda qua, raga. Guarda quanto sale di velocità velocissimamente. Non se riusciamo a fare di terza, niente, vedi. Non ci si riesce proprio a farla di terza. Andiamo qua nell'ultima chicane. Abbiamo tagliato altri 10 secondi. E ogni decennio, prima abbiamo tagliato 15 secondi, agli anni 80, agli anni 70. Ma qua altri 9 secondi tagliati. Vediamo un po' con la Gagliardo del 2000 e qualcosa. Cosa combina? Eccola qua, vettura del 2011, ma sappiamo che la Gagliardo comunque questa era super leggera, anche un modello sportivo, non ci sta purtroppo quella normale, perché sappiamo che la Gagliardo è stata fatta, mi sembra, nel 2004. Questa già un po' più moderna, andiamo a vedere come va. Questa dovrebbe viaggiare veramente tanto, guarda che bella dentro. Senti che rumore, ragazzi. Molto meglio. Sia come guidabilità, ma guarda che motore che c'ha questa. Ma vedete, la guidabilità è sempre un problema su sto gioco, va. Io, ragazzi, quando abbiamo fatto le gare online ho levato tutto, non ci abbiamo più nessun controllo inserito. Guarda quanto sale il contagiri, ragazzi. Largo. Viaggio, guarda come va il motore, vagliò. Poderoso. Questa era paragonabile alla Huracan. Potremmo fare delle prove incrociate, tipo Gagliardo Huracan. Fatemi sapere nei commenti. Si guida bene. Questa è quella, secondo me, più realistica da guidare. C'ha l'anteriore molto preciso. Non c'ha quell'effetto sottosterzo che c'hanno le altre. Questa è molto bella da guidare. Beh, allunga da pazzi, voglio. C'è un motore infinito, ma ricordiamo che le Lamborghini sono quasi... sono tutte aspirate, quindi è normale che essendo aspirata la puoi tirare davvero ad alti giri. C'è una bellissima progressione. È anche stabile nella frenata, eh. Certo, il posteriore è un po' ballerino. Guidabilissima. Ragazzi, guidabilissima. Fantastica. Vabbè, il sottosterzo rimane presente. Solo 2 secondi meglio della Diablo, che c'ha tanti cavalli. Però devo dire, una macchina eccezionale. Ragazzi, bella prova, perché abbiamo visto come ogni decennio ha migliorato
di abbastanza parecchio, abbastanza parecchio, le prestazioni della vettura. Sono fatte bene queste auto nel gioco, devo dire, sono molto contento. Spero vi sia piaciuto questo video, ci vediamo nei prossimi video del vostro supercorso. Ciao, voglio.